vorrei iniziare dicendo che non si può avere tutto, ma fa bene così. Bambini piccoli, un lavoro impegnativo, una vita sociale molto frenetica, oppure semplicemente non aver voglia di passare tutto il tempo a pulire, ci porta a dover fare una scelta. Da una parte la nostra vita e dall'altra una casa perfettamente pulita, ma si può trovare un buon compromesso tra l'uno e l'altro. Un approccio fattibile, realistico, che ci porta ad avere un programma di pulizie fatto di piccoli compiti quotidiani di pochi minuti, che però ci permettono di avere una casa pulita per tutta la settimana. Ed è il programma che ti ho appena presentato, che se ti piace lo puoi applicare sempre per tutta la vita, oppure semplicemente quelle settimane in cui sei in modalità sopravvivenza, non hai tempo di respirare, però non vuoi rinunciare a una casa pulita in ordine. Nel mio canale ci tengo a presentare sempre soluzioni diverse, perché non siamo tutti uguali. Abbiamo esigenze diverse di pulizie, abbiamo una sensibilità diversa alla pulizia, abbiamo tempi diversi e noi stessi non siamo sempre uguali, per fortuna. Cambiamo e quindi deve cambiare anche il nostro metodo di pulizia. L'unico piccolo favore che ti chiedo è quello di non giudicarlo subito, ma di provarlo, perché ti sorprenderà scoprire quante cose riusciamo a fare quando sappiamo esattamente che cosa fare e quando abbiamo il tempo ben limitato. Però niente ci vieta, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, di prenderci mezza giornata o una giornata intera e pulire in modo approfondito la nostra casa, oppure anche chiedere un aiuto esterno, perché no? Quindi prendi il timer, impostalo sui 15 minuti e svolgi tutte le attività che ho appena descritto. Fammi sapere com'è andata. Ti auguro una splendida settimana, ci vediamo al prossimo video.